Amici di calciomercato.com, siamo qui a Milanello dove si è appena conclusa la conferenza stampa di Vincenzo Montella alla vigilia della gara con il Pescara. Focus su quelle che sono state le scelte di formazione, il turnover, la stampa, i giornalisti presenti hanno pungolato un pochettino il tecnico sulla mancanza di alternative, sullo scarso utilizzo dei nuovi arrivati. Montella però ha reso delle dichiarazioni molto interessanti su Mario Pasalic. Diciamo che in questo momento è l'oggetto misterioso tra i nuovi arrivati, non è mai sceso in campo, non ha totalizzato nemmeno un minuto, però ha avuto parole di elogio nei confronti del centrocampista croato che sta crescendo di condizione, secondo il tecnico, che addirittura dice: se fosse per me lo acquisterei dal Chelsea. Una frase netta, chiara e inequivocabile che va a spegnere un pochettino le ultime indiscrezioni di mercato che volevano l'ex Chelsea, il giocatore centrocampista croato, di ritorno al Chelsea per poi andare in prestito in altre società. Ci sono il Lille in Francia, ci sono diverse squadre tedesche e spagnole pronte ad accaparrarsi le sue prestazioni fino a giugno. Quindi attenzione che lo scenario intorno a Mario Pasalic sta cambiando. Montella sta meditando un suo utilizzo già nella partita con il Pescara, magari durante l'arco dei 90, quindi allontanerebbe le voci che vogliono Pasalic di ritorno al Chelsea. Pasalic è arrivato al Milan, ricordiamolo, in prestito secco con un diritto di prelazione, però questo prestito secco è stato pagato dal Milan 200.000 euro di parte fissa e può arrivare fino a 1 milione al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Quindi il futuro di Pasalic potrebbe essere ancora a Milano, nonostante le voci che sono arrivate negli ultimi giorni.